I rapporti sono importantissimi, sono appunto strategici. Abbiamo parlato questa mattina di diplomazia della crescita. L'export è fondamentale, 40% del nostro PIL, quasi un punto percentuale del nostro PIL è rappresentato dall'export in Cina, che continua ad essere il primo mercato di sbocco per le nostre esportazioni in Asia e il secondo a livello mondiale. Quindi abbiamo costruito per decenni un rapporto con la Cina, naturalmente c'è bisogno di riequilibrio, c'è bisogno che l'interscambio sia meno a favore della Cina e più equilibrato nei confronti dell'Italia. Abbiamo bisogno anche naturalmente di investimenti qualificati per quello che serve a far crescere l'economia italiana, ma naturalmente c'è una grande positività che è stata ribadita nella prospettiva dei 20 anni l'anno prossimo del partenariato strategico bilaterale, che è stato appunto firmato nel 2004, che è una cornice che fornisce tutti gli strumenti e tutti i formati per la collaborazione fra Italia e Cina in futuro. Ma io credo che l'Italia questo ruolo l'abbia sempre svolto per una cosa molto specifica, che la Cina ci riconosce anzitutto il fatto che siamo eredi di una civiltà millenaria, e questo per la Cina che ragiona in una prospettiva storica, no, di lunga durata, è fondamentale, e soprattutto che questo rapporto con l'Italia si è sempre basato su un paradigma cooperativo, dal tempo di Marco Polo, dal tempo di Matteo Ricci fino a un'epoca recente. Quindi l'Italia è chiaramente parte, no, di alleanze di cui è stata fondatrice, la NATO, l'Unione Europea, il G7, però naturalmente ha il vantaggio che il rapporto con la Cina è cooperativo e amichevole in una fase naturalmente di complessità strategica. Credo che la voce dell'Italia a Pechino sia senz'altro ascoltata. Lei ha menzionato Marco Polo, che cosa c'è in programma tra Italia e Cina per questo anniversario? Beh, ci sono moltissimi eventi, anche perché sono i cinesi stessi che desiderano celebrare questa figura simbolica, appunto, di quello che ho definito un paradigma cooperativo, di un grande dialogo culturale e in fondo di una prima fase di globalizzazione che portò l'Oriente e l'Occidente più vicini. Quindi ci saranno delle grandi mostre, ci saranno eventi culturali, ci saranno seminari, ma naturalmente vogliamo anche riproporre la figura di Marco Polo come una figura che in qualche modo ha segnato la via per un rapporto bilaterale che si sta rinnovando, naturalmente in un contesto strategico cambiato, però sempre con un approccio cooperativo, collaborativo e molto basato sullo scambio culturale.